da quali territori proviene e come può essere espandito. I numeri ci raccontano lo stato della nostra sanità e anche le conseguenze di scelte che io non voglio giudicare, ma che mostrano anche quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza del nostro sistema. Allora, ad esempio, l'idea di trasformare le aziende in aziende sanitarie territoriali è un punto importante di partenza, perché con chiarezza ci è stato detto che i costi della prevenzione e della cura di prossimità vanno a diminuire, a incidere di meno che l'ospedalizzazione. Quindi bisogna fare un grande lavoro per riportare i servizi sui territori, e questo va fatto con la creazione di aziende che strutturalmente vanno in questa direzione, come credo sia importante guardare le conseguenze e le cause della mobilità attiva e della mobilità passiva. Questi numeri ci indicano con forza alcuni aspetti, una mobilità passiva molto pesante, e poi la distribuzione del privato che dà e dove eroga i servizi e l'incidenza sulla mobilità attiva e la mobilità passiva. Sono aspetti che vanno considerati per raggiungere la migliore organizzazione possibile, che vada, noi non vogliamo, chiaramente è utopistico pensare ad un azzeramento della mobilità passiva, però è sicuramente importante scegliere e organizzare meglio, perché credo che l'abbattimento della mobilità passiva è il frutto di un'organizzazione che si basa nel dare le risposte alle esigenze dei marchigiani, e che su questi obiettivi cercare di intercettare i trend e le domande dei cittadini marchigiani per cercare di diminuire la mobilità passiva, cercare di attrarre nei confronti della nostra regione, ma soprattutto cercare di dare i servizi alle aree periferiche e ai territori senza ospedalizzare, abbattendo i costi della nostra sanità.